Eccomi qua, sono praticamente rinata, ci ho fatto una bella doccia, me la sono presa con calma oggi, domenica, poi domenica in quarantena che ve lo dico a fare. Voglio ancora ringraziare veramente di cuore tutti, tutti, tutti voi che mi avete mandato un messaggio, un pensiero, dei fiori, i miei dolci preferiti, mi avete riempita di attenzioni, non sono riuscita a ringraziare tutte le mie fanpage, tutti i brand che mi hanno veramente fatta sentire in un modo incredibile, coccolata da tutti. Ho di base un pessimo rapporto con il telefono, incredibile ma vero, e non ho risposto neanche alla metà delle persone e credo che non ce la farò, quindi faccio qui un ringraziamento davvero grandissimo e immenso a tutti, 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 tutti voi, nessuno escluso, davvero. Non so se ve l'ho già detto, ma vi voglio bene. E adesso mi preparo una bella spremuta perché ho bisogno di vitamine. Fatelo anche voi, rinforzate il vostro sistema, mi raccomando, ma non solo quando prendete il Covid. Pure prima e dopo, sempre importantissimo. Poi vi giuro, raga, ho una quantità di torte Aurora nel frigo che non lo so, non le posso neanche portare a qualcuno. Questo è il problema, non le posso neanche portare a qualcuno. Non potete capire, sto mangiando tipo una fetta di fiori. Vabbè, non ne parliamo proprio. Che quelli che vi ho fatto vedere ieri considerate più altri due tavoli, ma sono troppo felice perché io amo i fiori. L'unica cosa che non avevo considerato, i vasi. Cioè io non ero pronta a tutti questi fiori, quindi non ho tutti questi vasi. Sto aspettando che arrivino su Amazon, ho dovuto fare un ordine urgente di vasi. Però li amo troppo, quindi sono contenta anche di vedermeli là appoggiati così ovunque, in bagno, salotto, all'entrata, fuori dalla porta, messi ovunque. Tutti i miei amici sono riusciti a farmi arrivare un pensiero. La cosa più bella di tutti, vabbè, per non parlare dei regali, però non voglio fare la materialista di turno, che comunque erano pazzeschi. La cosa che mi è piaciuta è che tutti loro sanno quanto io tenga il bigliettino, la letterina di turno, e devo dire che me l'hanno fatta tutti, compreso ovviamente anche il mio fidanzato, soprattutto.